ottimo inizio del 2012 per i colori azzurri, che vengono sconfitti per 2-1 a Cittadella, un risultato legittimo. Il Cittadella nel finale avrebbe meritato abbondantemente un divario maggiore, anche se Claudio Coralli nel recupero aveva avuto sul piede, sul piatto destro, la palla del possibile pareggio. Andiamo per pianetaempoli.it e Teleempoli, la TV ufficiale dell'Empoli Calcio, ad ascoltare le voci dei protagonisti. Allora mister, è inutile dirlo, insomma il 2012 inizia male perché la sconfitta e anche la prestazione insomma ci lasciano un po' di amaro in bocca. Sì, amaro in bocca perché abbiamo fatto una brutta gara, l'avevamo messa in piedi, l'avevamo risistemata e lì è mancato un po' di lucidità, un po' di determinazione che ha fatto in modo che poi il Cittadella nell'ultimo quarto d'ora, trovandosi in vantaggio, poteva anche dilagare. Quindi noi siamo rimasti in partita fino alla fine, abbiamo cercato di in quel momento lì di rimetterla in piedi, ma abbiamo sbagliato troppo oggi sicuramente. Avete fatto un lavoro importante e duro nel corso di queste due settimane di vacanza, tra virgolette vacanza ovviamente, e si è visto che insomma il tono dell'Empoli è stato abbastanza blando rispetto soprattutto al Cittadella. Ti chiedo quanto questo secondo te ha influito e quanto lo preventivavi? No, ma noi non ci siamo adeguati prima di tutto a una situazione climatica che dove non permetteva di giocare con il fraseggio, perché loro praticamente il primo tempo questa palla era sempre in aria, non riuscivamo mai a controllarla. Infatti abbiamo dato due palle a loro su due appoggi errati nostri dei centrocampisti, quindi e poi così che non sono mai, avevamo preparato con un trequartista che allungasse la squadra e anche lì dopo pochi minuti l'abbiamo perso, abbiamo messo un altro giocatore tecnico ma con qualità tecniche diverse, perché uno vuole la palla sui piedi, l'altro invece sa attaccare meglio gli spazi. Non abbiamo riletto la partita bene, lì abbiamo continuato a giocare questo fraseggio stretto che non ci permetteva invece di allungarli mai. E poi oggi abbiamo concesso troppe situazioni per prendere gol, ma è un passo indietro che un po' mi fa riflettere, ma che comunque mi lascia anche sereno, perché questo è un campionato che in questo momento qui ci dice che dobbiamo soffrire. In queste 5 partite abbiamo fatto 2-3 risultati positivi e 2 sconfitte, e adesso ricomincia il girone di ritorno e bisogna fare sicuramente molto meglio di quello che è stato fatto nel girone d'andata. Senti mister, non ti nascondo che ci ha sorpreso un po' il cambio Guitto Regini e poi anche alla luce insomma di come la partita è finita, il cambio di Guitto secondo noi ha pesato. Ti chiedo come hai letto questo cambio e perché lo hai fatto? Ma no, perché mancavano dei minuti alla fine, dei centrocampisti, Roberto che tra l'altro aveva fatto una buona partita, aveva preso l'ammonizione, noi ci eravamo allungati, loro chiaramente hanno capito che sugli esterni eravamo stanchi, hanno messo Bellazzini, Di Roberto di qua, ho messo un uomo in più sugli esterni per cercare di raddoppiare le fasce, perché eravamo in difficoltà lì, noi ci riprendevano sempre su queste ripartenze perché i nostri terzini sia Vinci che Gorzegno non riuscivano più ad accorciare come prima, quindi era una situazione, ma il cambio hai preso, dopo 15 secondi hai preso il gol sul calcio d'angolo, quindi se probabilmente riuscivi a leggere un pochino meglio avresti sofferto sicuramente meno ripartenze. Poi una volta che hanno trovato il vantaggio noi ci siamo alzati e lì sono venuti fuori insomma le qualità del Cittadella e noi siamo stati molto compassati, ma era un cambio dovuto al fatto che in quel momento lì volevo solo chiudere un pochino meglio gli esterni perché loro ci mettevano in difficoltà su queste ripartenze. C'è qualcosa che comunque mister Carboni salva e porta a casa, tra virgolette, felicemente da questa giornata veneta? No, felicemente poco, però salvo l'impegno dei ragazzi, lo sappiamo che dobbiamo lavorare. Non dobbiamo abbatterci perché il campionato comincia il girone di ritorno, dobbiamo fare dei punti, almeno 29 per cercare di venirne fuori sicuramente, li faremo, chiaramente bisogna dare anche ai nostri giocatori qualche piccolo attenuante e poi bisogna cercare anche poi di metterle di fronte a qualche responsabilità. Perché quando siamo giovani e ci sentiamo dire troppo spesso bravini, poi bisogna prendersi anche delle responsabilità e questo probabilmente gli serve anche
per maturare e per crescere. La nostra è una squadra giovane, fatta di tanti ragazzi al primo campionato di Serie B. Bisogna mettere in preventivo anche questo, però c'è la serenità e la convinzione che ce la facciamo. È chiaro che ora dispiace, l'arrabbiatura è tanta, e devo dire anche che la prestazione mi lascia un pochino così con l'amaro in bocca, perché mi aspettavo qualcosa di più, però ci rimbocchiamo le maniche. Questo deve essere un punto per ripartire, non un punto di depressione, e dire oh, adesso che c'è un campionato, c'è un giorno di ritorno dalle spalle. Per guardare avanti, fare una prestazione sicuramente diversa. Castellammare sembra per tutti un campo proibitivo, perché noi dobbiamo andare là e cercare di fare la partita là per fare punti e una prestazione importante. Saponara come sta? Ma Saponara, io così, però ho subito una forte pallonata sul volto che ha creato anche un piccolo trauma cranico, ha perso un attimino conoscenza, aveva questi giramenti di testa, quindi quando un ragazzo ha quei sintomi lì, dispiace, perché io ero convinto che oggi era una partita adatta alle caratteristiche loro, di Riccardo, perché uno che sa attaccare bene gli spazi, sa allungare la squadra, in questo momento qui dobbiamo fare di necessità virtù. Ci sono altri che scalpitano e quindi è il momento anche di attingere a quelli che con loro hanno trovato meno spazio fino adesso. E per chiudere, a proposito di attingere, è iniziato il mercato, la società ha parlato abbastanza chiaramente in questa ottica. Questa sconfitta, secondo te, rimescolerà un po' le carte? Mister Carboni chiederà qualche rinforzo? Ma io con la società di mercato adesso devo concentrarmi su quello che ho a disposizione. In un mese è stato fatto qualcosa di buono, oggi sicuramente un passo indietro, perché non mi è piaciuto in generale la prestazione e certe situazioni non mi sono piaciute, però ai ragazzi devo riconoscere il fatto che ce l'hanno messa tutta, la squadra era anche a un certo momento molto stanca, e quindi sono convinto che questo è un gruppo che saprà tirar fuori ancora prestazioni importanti e ci dobbiamo rifare, quindi inutile stare a piangersi addosso. Bene, poi non mi piace tanto poi le cammi, le ferite, quindi bisogna andare a Castellammare e andare a far punti. Grazie mister. Allora Daniele, partiamo dalla tua prestazione in un campo che, ora è chiaro che la sconfitta poi ridimensiona tutto, però ti porta fortuna perché è il secondo gol che fai in questo campo qua. Sì, vabbè, non penso tanto al gol che ho fatto sia quest'anno che l'anno scorso in questo campo, quanto penso più volentieri al risultato che bisogna assolutamente portare a casa oggi contro una diretta concorrente. Sapevamo in che campo venivamo a giocare, contro una squadra dura, tosta, cattiva, che sin dal primo minuto ha fatto valere la loro cattiveria in campo, e noi siamo stati un po' troppo timorosi e troppo più dolci rispetto a loro. Ecco, questo è stato determinante per tutta la partita. Ma secondo te da cosa è stato dovuto questo? No, questo deve essere onesto, il mister durante tutta la settimana, dalla sosta natalizia fino adesso, ci ha trasmesso cattiveria in tutti gli allenamenti che facevamo, prima della partita, dal primo e secondo tempo. Ecco, da parte dello staff assolutamente ci aveva messo in testa bene. Siamo noi che siamo stati in campo e ecco, magari anche soprattutto dopo che siamo riusciti a portare il risultato in parità, che i primi minuti avevamo un pochino il pallino in mano nostra, anche perché loro magari si tendevano più a chiudersi, siamo stati dei polli a non continuare a metterli lì e abbassarsi troppo, abbiamo subito troppe ripartenze e poi ci hanno fatto male. Senti, quanto hanno pesato secondo te ancora le gambe imballate, le dure allenamenti che avete fatto, perché insomma negli ultimi 25 minuti il Citrella vi stava andando via? Ma io non so, non voglio dar colpa alle gambe, alla preparazione. Io penso che ognuno di noi si debba prendere responsabilità e non dare scuse alle gambe, a tutto il resto. Ecco, noi siamo consapevoli di quello che abbiamo fatto in campo e solo noi sappiamo gli errori che abbiamo fatto. Un Empoli, ce lo devi confermare, che comunque ha fame, ha voglia di trovare questa salvezza anticipata. L'Empoli anche durante gli allenamenti, nello spogliatoio, tra di noi, cerchiamo in tutte le maniere di ribaltare questa situazione, anche perché non è una classifica che spetta all'Empoli. Abbiamo sempre visto, l'Empoli è sempre stata una squadra che lotta di salvarsi tranquillo, lottare per altri risultati. Ecco, quest'anno bisogna mettersi in testa di lottare assolutamente il prima possibile per la salvezza. Cosa è successo nell'occasione del secondo gol del Cittadella? La difesa è rimasta un po' lì. Ma è un cross, un calcio d'angolo, Pela è uscito, è riuscito a toccarla, poi siamo saliti tutti, Di Carmine è rimasto in gioco e è riuscito a metterla dentro in rovesciata.
Dicevamo anche con Mister Carboni che la vittoria del Cittadella alla fine purtroppo è meritata. No, no, assolutamente Cittadella ha meritato di vincere, perché oltre ai due gol che, oltretutto due bei gol, anche vi voglio, cioè nel nostro periodo brutto hanno trovato anche due gol a pennello, vabbè, però il calcio... Spesso gli avversari nostri trovano bei gol, eh? No, spesso, però questo fa parte del gioco, sappiamo che i gol possono venire belli come possono essere brutti, l'importante è farli, loro sono riusciti a trovare quei due gol e hanno portato a casa tre punti. Il futuro non è semplice, perché si va su un campo ostico come quello di Castellammare di Stabia, si andrà anche senza Levan Mecelidze che con l'ammunizione di oggi viene squalificato. E qual è lo spirito del gruppo adesso? Ma è lo spirito è di andare là a far battaglia, sappiamo che è un campo difficile, un campo dove questi lottano, un campo sintetico dove bisogna abituarsi sin dai primi minuti e essere cattivi. Sappiamo che non abbiamo né Tavano né Levan, che sono due nostri punti di riferimento davanti, ma sappiamo che abbiamo altrettanto riserve, ecco, speriamo che ognuno di noi, da chi giochi e chi non giochi, dia al massimo. Ti chiedo una battuta su un tuo compagno di squadra, Guitto, che non gioca spesso, oggi è partito titolare e ci è piaciuto molto. No, Roberto, sappiamo, anche la partita con la Nocerina, sappiamo le qualità che ha, piccolino, rapido, bravissimo con i piedi, sa leggere bene il gioco, quindi anche oggi ha dimostrato il suo valore. Daniele, per chiudere, cosa chiede Daniele Mori al 2012? Ma cosa chiede? Chiede di fare il prima possibile tanti punti per arrivare il prima possibile alla salvezza e di dare buon gioco anche ai nostri tifosi e a tutto l'Empoli.